popolazione anziana è un gruppo di persone particolarmente a rischio per malattie oculari. Pensiamo alla cataratta, che tipicamente è una malattia dell'anziano, nella quale grazie a Dio abbiamo delle soluzioni chirurgiche ottime, perché la riabilitazione di questi pazienti è veramente eccezionale. Pensiamo poi a una patologia retinica tipica dell'anziano, che è la degenerazione maculare legata all'età. La cui incidenza nella popolazione anziana è estremamente elevata, si pensi che pazienti al di sopra degli 80 anni hanno un'incidenza di questa malattia sopra il 30-40%. È una patologia che, vi dicevo, coinvolge la retina, la parte più centrale della retina, che è quella che viene utilizzata per la visione distinta, per la lettura in particolare, per la distinzione del volto delle persone. In questa malattia la parte centrale della retina subisce delle trasformazioni anatomiche con una perdita di vista. Esistono due forme: quella secca, in cui c'è una progressiva atrofia della retina, generalmente relativamente lenta nel suo decorso, e questa forma riguarda la maggior parte delle degenerazioni maculari legate all'età, circa il 90%. E poi esiste la forma umida, che è quella con un decorso molto più rapido, nella quale c'è una crescita di vasi anomali al di sotto della retina che, ahimè, distruggono il tessuto retinico. Questa forma, seppur non sia la più frequente, circa il 10-20% dei casi, è quella che ha poi l'impatto maggiore in termini di calo di vista, perché la vista cala velocemente a livelli molto bassi se non trattata. Fortunatamente esistono oggi delle terapie innovative, terapie farmacologiche, fino a qualche anno fa impensabili, e che hanno drammaticamente, in senso positivo, modificato il decorso naturale della malattia. Si pensi che con queste malattie, con queste terapie a base di farmaci cosiddetti anti-VEGF, uno per tutti, ranibizumab o pegatomib, siamo in grado di bloccare il decorso della malattia, e con alcuni di questi farmaci di migliorare in maniera significativa la vista di questi pazienti. In particolare, circa il 90% dei pazienti viene stabilizzato con la somministrazione di questo farmaco, il 70% migliora la propria vista e circa il 40% migliora la vista in maniera importante, talmente importante da poter mantenere la patente di guida. Abbiamo nelle fasce giovanili, soprattutto quelle adolescenziali, ragazzini di 12, 13, 14 anni fino alla fascia di 25, 30 anni, addirittura un incremento nell'abitudine al fumo. Direi che nei soggetti di sesso maschile la situazione è sostanzialmente stabile, direi, non sono né aumentati né diminuiti, aumentano le ragazze. La BPCO, che vede il fumo come causa maggioritaria, diciamo che il 95% almeno dei fattori di rischio della BPCO rappresentato dal fumo di sigaretta, che purtroppo è in fase crescente in tutti i paesi industrializzati, rischia di esserlo ancora di più nel sesso femminile, perché le abitudini al fumo che vengono acquisite a 12, 13, 14 anni danno poi i loro drammatici risultati dopo 2-3 decadi di tempo. Quindi noi dobbiamo prepararci fra 20-30 anni, avere sicuramente una percentuale che già adesso è sensibile ma sicuramente elevata di soggetti di sesso femminile con problematiche di BPCO,
e addirittura poi anche di insufficienza respiratoria. Quindi una malattia che fino a 20-30 anni fa era quasi sconosciuta al genere femminile diventerà una malattia tipica del genere femminile, se non addirittura predominante anche, questo sembra un paradosso, ma nei confronti del sesso maschile. Teniamo presente che la BPCO è una malattia voluttuaria e esclusivamente legata nella sua stragrande maggioranza, poi ci sono le eccezioni ovviamente, ci sono patologie di tipo professionale, l'inquinamento atmosferico può giocare qualche ruolo, ma soprattutto nello scatenare le recrutizzazioni, non tanto nel generare la malattia stessa. Ma se noi riuscissimo ad abolire il fumo di sigaretta, sicuramente sarebbe una malattia destinata a scomparire o ad avere un impatto veramente scarso, mentre invece ne ha sempre un impatto sempre più crescente. Ma soprattutto vorrei sottolineare, dal punto di vista sanitario senz'altro, ma dal punto di vista anche socio-economico, è una malattia che porta via giornate di lavoro, giornate di scuola, ma soprattutto ha un impatto economico che è sempre più crescente e sempre più importante. È chiaro che poi, se non vengono affrontate con un intervento di sospensione del fumo, un intervento farmacologico adeguato, questa malattia tende a progredire inesorabilmente e nella decade in genere tra i 50 e i 60 anni dà problematiche importanti, e spesso dopo i 60 anni queste persone tendono a divenire parzialmente o totalmente invalide, spesso arrivano all'insufficienza respiratoria, hanno bisogno di ossigenoterapia a lungo termine, a volte anche di ventiloterapia, quindi diventano delle persone che magari mantengono sostanzialmente la durata della vita, non viene compromessa in maniera significativa, però hanno una qualità di vita nelle ultime 1-2 decadi di vita veramente drammatica, con anche implicazioni pesanti sulla famiglia, sull'entourage sociale e via dicendo, perché hanno veramente delle grosse limitazioni e delle grosse problematiche, quindi rischiano di vivere più o meno gli stessi anni, ma di viverne 10 o 20 veramente molto male. Fattore X, edito da Castelvecchi, è un libro che è rivolto al grande pubblico, è un libro sulla medicina di genere, o meglio più in generale sulla salute di genere, e lo abbiamo scritto con la collega Letizia Gabaglio per far uscire questo tema che comincia ad essere molto importante soprattutto in Italia, visto il fiorire di iniziative sulla medicina di genere, al di fuori della ristretta cerchia degli esperti. La medicina di genere è qualcosa che deve essere portato alla conoscenza del grande pubblico, dei medici, delle donne, degli uomini che sono interessati alla loro salute. È un libro che è suddiviso per aree terapeutiche. Si parla delle malattie che colpiscono il cervello, che colpiscono l'apparato gastrointestinale, l'apparato cardiovascolare, parla del dolore e dei modi diversi in cui uomini e donne sentono il dolore, e parla anche dei farmaci, e cioè dei modi diversi in cui uomini e donne rispondono alle diverse terapie, e i modi diversi in cui possono manifestarsi gli effetti collaterali dovuti all'assunzione di farmaci. È un libro che parla di donne, ma che parla anche di uomini, perché la medicina di genere non è solo per migliorare la salute delle donne, ma anche degli uomini, e quindi è rivolto non solo alle signore, alle ragazze, ma anche a tutti quei maschi che vogliono raggiungere un livello di salute più equo per tutti. Sì, questo libro è stato scritto per, insieme al dottor Stefano Vella e la dottoressa Montilla, per portare ai medici, agli operatori sanitari, quello che sappiamo e che quello
quello che può avere una valenza clinica di quello che noi sappiamo. Ovviamente abbiamo dedicato una parte del libro a spiegare che cos'è la medicina di genere, l'abbiamo scritto in maniera chiara, semplice, proprio perché fosse alla portata di tutti. Sì, ecco, perché ci sono differenze importanti. La prima è sugli effetti collaterali. Le donne hanno più effetti collaterali e di maggiore entità. Quindi questa è una cosa che il medico, anche di famiglia, deve sapere. E poi appunto anche la terapia va aggiustata, perché il corpo femminile non è soltanto un corpo di un uomo, ma più piccolo. Ci sono interazioni con gli ormoni, con i cicli. Quindi è un libro semplice, di base, che dovrebbe servire proprio, diciamo, a guidare un pochettino la pratica clinica quotidiana dei nostri medici di famiglia, per esempio, e quindi far inserire questo aspetto di genere nella pratica quotidiana di cura delle persone. Cioè il medico deve sapere che quando ha di fronte una donna ha dei problemi, dovrà affrontare in modo diverso dei problemi diversi rispetto ad avere di fronte un paziente maschio.